e trovarci adesso qui tutti insieme a festeggiare, cosa che non si era potuta fare in altri tempi. Un concerto per rendere omaggio a San Michele Arcangelo, patrono della polizia, con un'esibizione della banda a Roma, al Tempio di Venere, poco distante dal Colosseo. A incantare i presenti anche la voce di Andrea Bocelli. Gli onori di casa, la presenza del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, il capo della polizia Lamberto Giannini, con i suoi 169 anni di storia, l'istituzione sempre più punta al rapporto con il cittadino, tanto da premiarne alcuni che si sono distinti per merito e coraggio. Hanno alcune persone che verranno premiate, che diventeranno poliziotti all'onore. Molto importante perché la polizia è aperta. È aperta ai cittadini, è aperta alla gente ed abbraccia. È il caso del maestro Giulio Rapetti in arte Mogol. Stasera diventerò poliziotto d'onore e credo che questo sia un grandissimo onore, un grandissimo onore. Sul palco anche Valerio Catoia, il 21enne con la sindrome di Down che 4 anni fa salvò la vita di una bambina in mare a Sabaudia. Una performance perfetta grazie alla sua preparazione da nuotatore che lo ha portato a vincere molte gare. Sono molto e contentissimo. Bravissimo. Complimenti. Tra i neopoliziotti ad onore, ma anche Don Antonio Coluccia, il sacerdote che combatte la criminalità e lo spaccio nel quartiere romano di San Basilio. E che, come dire, per me oggi è un onore.